se la gioia c'è nel passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere. È una soddisfazione enorme, segna il punto d'inizio di un cammino, appunto, che è quello di Celestino, che vorremmo promuovere nel tempo per far sì che il nostro territorio, in particolare quello di Paganica, unito ovviamente a quello dell'Aquila attraverso la perdonanza celestiniana, possa avere uno sviluppo culturale e poi insomma di attrazione per tutte le persone che sono interessate a questo tipo di turismo. E si è visto l'associazione impegnata insomma al fuoco del Rimorone, passa sempre su, in questa chiesa che non era restaurata, insomma oggi uno splendore. Sì, abbiamo conosciuto questo posto grazie alla fiaccola del Morrone. I nostri atleti della Corsa del Cappello ogni anno la trasportano fisicamente, la portano in questo posto dove si svolge una piccola cerimonia di apertura della perdonanza celestiniana. La fiaccola poi da qui prosegue verso l'Aquila, dove dà proprio inizio ai festeggiamenti in onore di Celestino V. Un'iniziativa per noi dell'associazione molto importante, perché diciamo ha dato pregio a quello che è la nostra attività annuale, che ormai portiamo avanti da ben 10 anni, che è quella proprio di valorizzare il nostro territorio di appartenenza, e questa è una delle iniziative che più ci interessa. Grazie Presidente. Grazie a voi. Direttore, oggi avete anche invitato il Cardinale per questa manifestazione. Sì, il Cardinale non poteva non esserci, visto che abbiamo dovuto deporre la reliquia sull'altare e benedire e dedicare l'altare a San Piero Celestino. Tutto è nato un anno e mezzo fa, quando abbiamo scoperto all'interno dell'altare ormai divelto una pietra che poi, facendo degli studi, abbiamo scoperto che dentro quella pietra c'era già precedentemente una reliquia di San Pietro. Allora, così, immediatamente ci è venuto l'idea e ho detto beh, qua ci dobbiamo rimettere la reliquia di San Piero Celestino. Abbiamo cominciato a fare un po' di indagini, un po' di incontri eccetera, e siamo arrivati a questo punto. Devo ringraziare il Cardinale Petrocchi, Arcivescovo Metropolita della città dell'Aquila, che ha accolto questo nostro invito e oggi ci ha onorato della sua presenza benedicendo l'altare e dedicando, ponendo all'interno dell'altare la reliquia di San Piero Celestino, che contiene un osso di San Piero Celestino, e dedicare questa chiesetta che finalmente potrà essere inserita a pieno titolo nel percorso della perdonanza celestiniana. Devo dire che, a parte del discorso delle autorità che erano presenti numerose, devo ringraziare la popolazione che veramente ci ha dato un attestato di gratitudine e di testimonianza, perché la chiesetta qui piccola era piena, all'esterno ci saranno state, penso io, 300-400 persone per venerare questa cosa. Evidentemente quello che abbiamo fatto è stato apprezzato. Per di più, questa chiesetta che sta tra la strada provinciale che va da Paganica a Pescomaggiore è a un tiro di fucile, diciamo molto allegoricamente, dalla chiesetta di San Pietro di Giovanni Paolo II alla chiesetta di San Pietro alla Chienga. Per cui credo che dalla prossima perdonanza bisognerà creare un percorso tra Paganica, questa chiesetta di San Piero Celestino, e la chiesa di San Giovanni Paolo II. È molto significativo il fatto che questa sia intitolata proprio a Celestino V, con all'interno dell'altare delle reliquie proprio del santo, nell'anno in cui la perdonanza diventa patrimonio materiale dell'umanità. È una continuazione naturale di un percorso che è stato avviato, e speriamo che questo messaggio di Celestino, attraverso questa importante celebrazione che abbiamo fatto oggi, poi risuoni ancora di più nei nostri territori. Devo dire che il nostro territorio è estremamente sensibile grazie all'impegno di tanti, come Floro che hai citato tu, che poi c'è stato questo riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità. Patrimonio immateriale che si mantiene, se si mantiene vivo, attraverso proprio l'impegno dei cittadini, non delle amministrazioni, ma di ogni singolo cittadino, un messaggio così importante. Quindi noi speriamo che questi siano tutti quanti stimoli affinché poi ci sia una sensibilità da parte di tutti i nostri concittadini, e non solo, perché è un messaggio universale, proprio di attenzione e di prosecuzione di questa tradizione meravigliosa. Oggi è una grande festa perché finalmente
comincia a allargarsi questa rete amicale e di devozione a Celestino V, che dall'Aquila finalmente quest'anno è stato riconosciuto dall'UNESCO la perdonanza celestiniana, per cui siamo qui a festeggiare, a fare festa con gli amici di Paganica che se lo meritano, sono veramente devoti a Celestino e questo è un primo segno di amicizia. Ecco, Floro Panti, che abbiamo sempre visto ogni anno passare qui con il fuoco dei Rimoroni, insomma una soddisfazione enorme. Sì, diciamo che è il completamento di un percorso che abbiamo iniziato alcuni anni fa con Raffaele Alloggia, che siamo riusciti a venire qua con la fiaccola e quindi tutti gli anni ormai questa è diventata una tappa obbligata di questo nostro percorso celestiniano del fuoco del Morrone. A maggior ragione adesso che in questa chiesa è stata posta questa reliquia di San Pietro Celestino, che in pratica ci onora ancora di più quando faremo il passaggio adesso ad agosto col nostro fuoco del Morrone. Una bellissima giornata e anche molto emozionante, se lei me lo consente, perché nella realtà è stato un momento molto simbolico, oltre che religiosamente molto qualificato, e aver riportato al culto a una reliquia di Celestino qui vuol dire anche dare senso e significato al messaggio che appunto con il riconoscimento dell'UNESCO si è dato del cammino del perdono, che ha scelto questa anche come una tappa nell'ultima perdonanza. Una chiesa che è frutto della devozione popolare, che è stata intitolata a San Pietro Celestino V nella seconda metà del 300, ma che rappresenta appunto quel desiderio di queste comunità di essere vicine a quello che era l'insegnamento della riconciliazione e della pace tra i popoli. Una chiesa che è stata appunto intitolata al santo per un moto di riconciliazione tra le popolazioni aquilane all'epoca appunto dell'insediamento di Celestino V. Quindi ha molti significati e credo che diventerà una meta anche per di turismo religioso e dei nostri amici della perdonanza. Le ricerche su questa chiesetta iniziarono nel 1 gennaio 2009, dopo c'è stato quello che c'è stato il terremoto e tutto in seguito praticamente ci sono state altre ricerche che hanno portato dopo 10 anni appunto a oggi a chiudere il cerchio con la benedizione dell'altare a San Pietro Celestino. Quindi da domani sarà un'altra cosa, in quanto fra l'altro la chiesetta rientrerà in pieno titolo alla perdonanza celestiniana. Beh, certo, c'è una soddisfazione perché la chiesetta io la frequento da bambino, perché avevo terreni qua e quindi questa chiesetta la frequento da bambino, poi col tempo purtroppo è andata in rovina, col terremoto poi ha finito l'opera di distruzione del tempo e quindi è una soddisfazione enorme ritrovare, diciamo, la chiesetta che ho lasciato da bambino, era così bella, rifatta e da ammirare proprio. Siamo contenti di questa iniziativa che è stata presa dalla Fenice e insieme con Raffaele Alloggia e con tutti coloro che gli hanno dato una mano, perché significa riportare il nostro territorio all'importanza che effettivamente ha sempre avuto su tutto quanto quello che è la Comune dell'Aquila e tutta quanta la nostra comunità. L'associazione dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, il nostro gruppo, quello Mario Rossi di Paganica, è sempre presente perché ha questo come compito, essere interventista ma essere presente in tutte quante le iniziative che vengono fatte. La nostra iniziativa va oltre, diciamo, la nostra presenza va oltre le iniziative che vengono fatte, perché bisogna ricostituire anche tutto quel legame fra tutte le associazioni paganichesi che sono tante, che sono molto attive e che logicamente in ogni occasione, in ogni opportunità vengono prima di tutte le altre, diciamo, di tutte quante le altre esigenze. Paganica, il suo territorio e tutto quanto quelle che sono le esigenze del territorio vanno avanti a tutte le altre preoccupazioni, per cui gli alpini sono sempre in prima fila, dalle iniziative simpatiche, possono essere le adunate, possono essere però anche poi protagonisti quando c'è la necessità di rimboccarsi le maniche ed essere pronti sul territorio.